festa di un'azienda, la festa di tutte le aziende. Criterio inclusivo, quello che adopera Maurizio Curi. Così, a Lago Lusein Rosa, seconda festa della mela rosa a Montelparo, domenica 11 ottobre hanno partecipato in tanti. Tanti piccoli produttori dell'area picena che hanno fatto rete sostanziale, dove le reti ufficiali fanno acqua perché non basate sulla fiducia. Qui invece il rapporto è di amicizia e di stima e, se volete, un termine dialettale di raiuto, aiuto reciproco. Per cui, entrando nello spazio dinanzi alla casa dell'agronomo Maurizio, si poteva visitare lo stand di Fontegranne, formaggi, ciucciù, vini, Maurizio Agostini, olio, Mario Mercuri, zafferano. E ci si poteva incontrare con il campione mondiale di pizza napoletana, che tanto fa rosicare i giovani pizzaioli partenopei, Marcello D'Erasmo, oppure il cuoco, capo dei cuochi fermani, Sandro Pazzaglia. O infine la Macedonia stupenda e l'altrettanto gustosa crostata di Mamma Rosa, aiuto insostituibile della golosa che in fatto di confettura e frutta è ai primi posti nazionali. Festa di sapori e festa di gente. Non è mancato il convegno dove ogni produttore ha detto la sua, presentando la propria azienda, un modo per essere e attivare un rapporto a chilometri sotto zero, nel senso di avvicinare l'impresa al consumatore, brutto termine, meglio persona. La persona finale. Anche il tempo ha sorriso, è piovuto sino al momento dell'apertura degli stand, poi solo aria fresca e accenno di sole. Il professor Leonardo Seghetti e il medico Lando Siliquini non hanno avuto peli sulla lingua, l'uno parlando di olio di qualità e di olive tenere ascolane rispetto alle mistificazioni sul mercato, l'altro accusando di cecità una certa classe dirigente marchigiana che non ha capito o voluto capire come il brand della dieta mediterranea sia motore di sviluppo agroalimentare e turistico dell'intera regione, cosa che invece altre regioni hanno tentato di fare. Settimio Virgili, agronomo già dell'Assam, ha raccontato invece storia e contemporaneità della mela rosa, sparita per lungo tempo, riproposta da qualche anno. Benedicendo la golosa in rosa, padre Agostino ha richiamato Papa Francesco e le sue parole sul creato e la difesa di madre e sorella terra. Il consulente marketing della Fabi Calzature Va Circa ha spiegato la politica di comunicazione efficace stabilita tra un'azienda di scarpe, la sua, e alcune aziende agroalimentari, reti efficaci, appunto. Benvenuti allora a questa seconda festa, la festa della mela rosa, qui alla Golosa di Montelparo. Allora, io vorrei cominciare con una frase che Maurizio Curi usa spesso, a cui un po' lui si è ispirato, una frase presa da Henry Ford. Henry Ford, sapete, no? Un grande imprenditore statunitense. Allora, lui ha colto, Maurizio Curi, ha colto in un discorso di Henry Ford una frase estremamente significativa, che ci sembra il motivo, il filo rosso di queste sue feste della mela rosa. La frase dice: trovarsi insieme è un inizio, restare insieme un progresso, lavorare insieme un successo. Ecco, questa mi sembra proprio la filosofia che anima la golosa Maurizio Curi e questa festa che lui organizza nella sua azienda, nell'azienda della sua famiglia, ma aperta a tutti. Infatti ci sono altri produttori, i nostri piccoli, grandi produttori della terra di Marca, come qualcuno, come Paolo Massovrio, li definisce gli angeli matti, cioè quelli che resistono sulla terra, ci credono nella terra. Fatta questa introduzione, io però prima di andare avanti farei un'operazione, se Maurizio me lo consente. Qualche mese fa è venuta fuori un'enciclica stupenda di Papa Francesco, Laudato Si. È un'enciclica a difesa della terra, a difesa dei piccoli produttori di qualità, a difesa della natura, a difesa del creato. Allora io vorrei iniziare questa seconda festa della mela rosa con una benedizione che il parroco di Montelparo può farci, padre, quindi chiamo padre Agostino per darci il via a questa manifestazione. Lo cogliamo un attimo di sorpresa, mi è venuta adesso questa cosa. E però a noi piace questo, no? Sì, sì. No, sorpresa perché quando ha citato l'enciclica del Papa mi sono meravigliato e mi sono rallegrato. È veramente un grande dono che questo Papa stupendo ci ha fatto. Parla di tutto e non parla a vanvera,
parla bene, parla, va al cuore anche delle, delle situazioni e delle persone. Questo è molto, molto bello, molto bello. E noi che viviamo, abbiamo la fortuna di vivere in questa terra, la nostra terra, perché io sono mio padre è nato al mare, io con lui, mia madre era di qui di Altezzano, poi c'ho anche uno zio qui, 87 anni, anche che salutiamo, sacerdote lì, no? Salutiamo. Ecco, quindi siamo di questa terra, i nostri nonni e le nostre madri hanno veramente lavorato, vissuto e sofferto e amato questa terra, e quindi siamo contenti di onorarla. Quindi ringraziamo, ecco, il Signore che ci ha dato la possibilità, ecco, di viverci e di continuare a viverci e di fare tante cose veramente belle. Quindi facciamo il segno della croce, che è il segno cristiano della nostra appartenenza al Signore. Padre, Figlio e Spirito Santo, amen. Signore, benedici noi e questa terra che tu ci doni, perché i suoi frutti, le sue bellezze siano per noi di grande aiuto e consolazione, e perché sappiamo dare ciò che tu ci doni in dono alle persone che ci stanno accanto. Ce lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Ci benedica, ci protegga Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie Padre Agostino. Cominciamo bene. E adesso, dopo la benedizione e dopo le parole dell'enciclica Laudato Si, spetta al sindaco, il sindaco di Montelpero, Marino Lupi. I sindaci sono una cosa importante. Grazie a tutti, buonasera e benvenuti. Per me è un onore partecipare alla seconda edizione di Mela Rosa. Un piacere, perché in questi momenti di crisi, secondo me, io lo ripeto già da un annetto, è l'unica soluzione per uscire da questo momento critico di mancanza di lavoro. Quindi la nostra amministrazione, quel piccolo che può fare, ha puntato molto sulla cultura e turismo, e collegarlo con l'enogastronomia. Quindi noi ci puntiamo, ci crediamo per uscire e per creare posti di lavoro. Quindi un ringraziamento a Maurizio Curi, a tutta la sua famiglia, alla sua mamma che lui sempre elogia, alla sua famiglia, a Vincenzino, tutti quanti. Un grazie per avermi invitato, ma comunque, anche se non ero ancora sindaco, venivo comunque perché è veramente un piacere. Grazie e buon lavoro a tutti i presenti, e professori, cuochi e quant'altro. Grazie di cuore. Grazie sindaco, grazie. Cultura, turismo, gastronomia, eh? Poi su questa cosa la decliniamo. Non vi preoccupate se vedete che siamo tanti, perché faremo interventi molto sintetici, quindi saremo rapidi. È così, due ore e mezzo. saremo molto, molto rapidi. Bene, allora, io prima di dare la parola al padrone di casa, quindi a Maurizio Curi, mi voglio collegare a una questione proprio che si è svolta stamattina. Io stamattina ho condotto un convegno a Torre di Palme con il centro diabetologico dell'ospedale Murri, e a un certo momento ho chiesto lì al direttore, dico: quanti sono i malati di diabete? 4 milioni in Italia, nei prossimi 20 anni raddoppieranno e forse arriveranno a 10 milioni. Da noi quelli iscritti, cioè quelli che passano nel nostro centro, sono 8.000. Bene, è venuto fuori questo, che il problema non è tanto di curare le conseguenze, sicuramente dobbiamo curare le conseguenze, ma prevenire. E come si previene? Con uno stile di vita, con una sana alimentazione, con il movimento, con le produzioni di qualità. Allora io direi che questo nostro mini convegno, che sarà agilissimo, come torno a dire, deve andare su tre filoni: il filone delle buone produzioni, il filone della manipolazione e il filone dell'educazione. Quindi, quando io dico produzione, dico i piccoli produttori di qualità che stanno nel nostro territorio, stanno anche in altri territori, ma dove ci stanno? Ma qui da noi ci stanno e ce ne sono molti. Creare un contatto con voi che siete gli acquirenti, siete gli usufruitori, è importante. Oggi tutti dicono i chilometri zero, ecco, sempre meno zero, sempre sotto zero, cioè dobbiamo immediatamente rapportarci. Ma dobbiamo conoscerli, e dobbiamo, una volta che li abbiamo conosciuti, dobbiamo acquistare i loro prodotti, perché anche se
anche se dovessimo spendere un euro in più, è come se risparmiassimo migliaia di altri euro, che sono quelli della malattia, che sono quelli delle cure, che sono quelli di altre cose. Mangiare sano, è stato detto oggi, è una garanzia al 40%. È una garanzia al 40%. Pensate un po', non è poco. Padrone di casa, Maurizio Curi. Grazie. Che dire, questa è la seconda edizione che ho tenuto a fare con tanta voglia, sperando anche che oggi, infatti, il tempo ci sta andando bene, quindi positivo. Ringrazio tutti quelli che sono venuti, che ho invitato con tanto piacere, dalla mia sinistra fino alla mia destra, per fare, diciamo, questo secondo evento, che era un modo per continuare quello che è un po' il mio spirito, che mi ha fatto iniziare anche l'anno scorso, e quello che poi, bene o male, cerco sempre di portare avanti come azienda. Lo stare insieme, creare insieme situazioni per socializzare e passare dei momenti allegri, e soprattutto per raccontarci a vicenda quello che stiamo facendo, stiamo cercando di creare, per valorizzare dove viviamo e quello che facciamo, quindi il territorio fondamentalmente. E oggi sono qui insieme a voi, siamo già in tanti, spero che vengano anche altre persone, vedo che già stanno arrivando anche altre persone da più lontano. E io sono un po', come dire, contento di queste situazioni che possono essere sempre viste e sentite con il cuore come una bellissima giornata di unione, di come un po' quello che si ha dentro una famiglia, no? Quindi il contatto vero e proprio. Non voglio raccontare quello che faccio, perché bene o male quello che faccio sono cose che tutti i giorni chi ci conosce o chi mi conosce sa. Voglio solamente ringraziare tutti quelli che sono oggi partecipano in questa, diciamo, questa seconda edizione, e che sono oggi qui con me per rappresentare, per parlare un po' di noi. Nient'altro, solo questo. Ringrazio tutti quanti e che sia una bellissima, un bellissimo pomeriggio. Grazie. Grazie Maurizio. Allora, iniziamo a questo punto con la presentazione di alcuni produttori che racconteranno di sé, racconteranno delle buone qualità, appunto, delle loro aziende. Maurizio Agostini c'è? Sì, ecco. Eccolo qua, perfetto. Allora, Maurizio Agostini, venga e ci racconti sinteticamente chi glielo fa fare quello che fa e come lo fa. Allora, buon pomeriggio a tutti. Ce lo fa fare. La passione, innanzitutto, che viene trasmessa dalle nostre famiglie, voglio dire. Perché comunque la cosa di cui non bisogna mai perdere la conoscenza è che noi abbiamo la passione, ed è quella che qualche volta ci fa andare avanti oltre, gettare il cuore oltre l'ostacolo, no? Perché comunque abbiamo alcune difficoltà dovute a burocrazia, dovute a varie cose. Però questo poi ci ripaga quando, no Maurizio, quando i clienti magari ti danno un grazie, oppure ti fanno un riordino, e quindi magari, ecco, oppure quando magari tu mi passi alcuni dicendomi alzato molto l'asticella, ma poi alla fine, grazie a Dio, voglio dire, sono contenti e soddisfatti, e quindi ti ringrazio. Noi produciamo olio extravergine di oliva. Sì. Adesso dove? Quest'anno siamo a Petritoli, anche se noi originari siamo di Ortezzano, anzi la ditta è ancora sede a Ortezzano, e praticamente quest'anno facciamo 70 anni che nostro padre Alfredo ha iniziato l'attività. Quindi azienda di famiglia. Azienda di famiglia, che già siamo in azienda della terza generazione, perché ci sono i figli di mio fratello, e quindi già siamo la terza generazione. Stiamo cercando sempre più di evolverci, con l'obiettivo della qualità, con l'obiettivo di andare anche su mercati esteri, perché oggi come oggi bisogna un attimo guardarsi un po' a 360 gradi, dove il mercato della qualità sicuramente è il locale, e fa piacere e ben venga, però è rivolto anche al mondo, all'Europa, agli Stati Uniti, Giappone, a tante altre realtà. Piano piano, naturalmente, questo. Poi voglio dire, ecco, noi quello che vogliamo fare è quello di creare cultura enogastronomica, cioè di dire qual è il buon olio, per quanto riguarda l'olio, naturalmente.
Quindi l'olio che ha un po' di polifenoli, un po' di piccante, una puntina di amaro, è quello, è un olio di qualità, che poi possa piacere un po' di più, un po' di meno, questo è soggettivo e ci può stare, però da riconoscere e da capire come mai al supermercato l'olio costa 3 euro. Questo poi il professor Seghetti ce lo spiega meglio. Esatto, capito, quindi questo è quanto. Io quindi niente, io finisco qui, ringrazio ancora Maurizio e tutta la famiglia Curi che mi ha invitato con i miei prodotti, purtroppo ecco, siamo un po' in affanno perché noi proprio appena ieri abbiamo aperto l'oleificio e l'apertura è sempre un momento un po' critico perché prima che la macchina si roda c'è un po' da fare. Però, quindi qui troviamo i tuoi prodotti? Qui abbiamo sì, adesso ho portato un po' di olio nuovo che è sulla bruschetta e ce lo fai assaggiare, l'unico che era disponibile perché magari più fra una decina di giorni ci saranno anche altre tipologie. Tipologie nel senso di amaro, fruttato, piccante, un po' meno piccante, voglio dire, ecco, perché poi noi facciamo anche questo, facciamo. Va bene, a posto, così. Grazie a Maurizio Cossini, grazie. Invece Mauro Mercuri, lui c'era, l'avevamo visto. Eccolo qua. Un intervento breve su quello che fai, dove stai e come dicevo prima. Chi te lo fa fare? Niente, io sono Mario Mercuri, azienda agricola e coltivo zafferano da circa 15 anni. Dove? A Rocca Fulvioni, tra Rocca Fulvioni e Cerno. È iniziato tutto per gioco, con qualche chilo di bulbi, poi il gioco è diventata passione e ci ho tirato fuori una seconda attività che sta crescendo anno per anno, anche se le problematiche ci stanno. Che dire, niente, lo zafferano è un'antica spezia, si coltiva tanti millenni e quindi ho rivalorizzato questa spezia che in effetti adesso sta riscontrando anche molto successo e quindi si sta diffondendo a macchia d'olio la coltivazione dello zafferano, anche se sono tutte realtà molto piccole perché coltivare lo zafferano richiede molto impegno. Poi ho creato con lo zafferano altri prodotti a base di zafferano in collaborazione con altre aziende locali, tra cui anche Maurizio Curi, con cui ho fatto la confettura di mela rosa e zafferano e altri prodotti. Niente, che dire, grazie a Maurizio di questo pomeriggio che ci ha reso l'opportunità di fare un incontro tutti insieme e buon pomeriggio a tutti. Sì, senti, prima di andare via però sarebbe bello secondo me, no? Prima ha parlato Agostini, poi adesso sei intervenuto tu. Cioè riproporre questa cosa anche dalle parti vostre, quindi zafferano che chiama il produttore, l'olio che chiama sì, gli altri. Sicuramente sarebbe in una maniera che siano di fatto quelle reti che noi teorizziamo ma che non possiamo fare. Non mi faccio problemi a dire che comunque la mia è una realtà molto piccola e crescere in questa attività con la coltivazione dello zafferano non è così semplice. Lo zafferano finché riesce a gestirlo a livello familiare vabbè, però comunque sto crescendo, ma comunque ci tengo a dirlo, è una realtà molto piccola, ecco perché sono cresciuto un pochino anche in collaborazione con le altre aziende con cui ho creato veramente degli ottimi prodotti e quindi ecco, mi sto un pochino allargando. Bene, grazie a voi. Grazie. Allora a questo punto io passerei lo zafferano, l'olio. C'ho qui il presidente dell'associazione provincia di Fermo dei cuochi, Sandro Pazzaglia, un personaggio che conosciamo tutti, un personaggio che si è fatto apprezzare, un personaggio che quando mette le mani, devo dire una cosa perché gli fa onore e lui ci tiene. In questo momento lui sta educando i detenuti del carcere di Fermo a diventare aiuti cuoco. Se voi vedete il carcere di Fermo che potrebbe contenere 40 detenuti, in questo momento ne ospita 68 e non è il massimo perché arrivano anche a punte di 80. Questa gente sta chiusa in camerette che sono una cosa incredibile, fanno venire la claustrofobia. Allora noi ci è venuto in mente, quando dico noi, dico il laboratorio, io, lui, l'anno, eccetera, poi lo spieghiamo, cioè, ma facciamo una cosa che li renda utili, che quando escono espiata la pena ci hanno in mano qualche cosa. Allora, è venuta fuori la questione di un laboratorio, di una serie di lezioni pratiche, in cucina, per 8 di questi detenuti. E Sandro di questa cosa è contentissimo. Intanto buonasera a tutti,
buon pomeriggio. Io non posso iniziare che iniziando ad esprimere tutta la mia simpatia e tutti gli auguri possibili a questa splendida persona che è Maurizio, perché insieme alla sua famiglia veramente sta portando avanti un qualcosa che a me quasi mi commuove dal punto di vista professionale, perché chi ha creduto sempre in una promozione della propria terra dove è nato, prima il parroco accennava alle origini, e noi l'abbiamo sempre amata e continuiamo ad amarla, e con la nostra attività cerchiamo di tradurre dalle parole ai fatti, e iniziamo, voglio dire, tanti anni fa questa vallata splendida che di prodotti ne ha più di uno, partendo dalla pesca, salendo un pochino verso la castagna, il tartufo, no, dei Monte Sigillini, per poi, come dicevo, e non ultimo la mela rosa. E io suggerivo a Maurizio, dico, l'anno prossimo magari, anziché fermarci solamente a livello teorico, per essere più pregnante, no, facciamo quello che abbiamo fatto qualche decennio fa su altri prodotti, che magari la pesca la si vedeva solamente come fine pasto. Invece, voglio dire, abbiamo potuto, grazie all'aiuto di varie istituzioni, dimostrare che è un ingrediente dall'aperitivo al dolce, come abbiamo fatto con il vino cotto, grazie all'aiuto qui del grande maestro, professore preparatissimo, e lo sentirete, voglio dire, è un'enciclopedia che non ha mai fine, perché veramente io ho imparato tantissimo da lui e gliene sono grato. Ma questo per dire che la nostra terra non deve invidiare niente a nessuno, sta a noi, insieme ai piccoli grandi produttori, partendo dall'olio, che è un dono dalla natura, è una medicina, ma vista non in senso negativo di medicina, è qualcosa di già qualcuno che ce lo insegnava e chi ci ha preceduto, dolori, olio dentro, olio fuori, per dimostrare che era buono quando parlava dei polifenoli. Peccato che lo conosciamo molto poco, lo utilizziamo probabilmente anche male, questo è, ma ce lo dirà chi è più competente da me. Tornando al discorso della mela rosa, beh, io sono entusiasta, perché mi insegnava chi mi ha preceduto, parlo dei miei genitori, diceva, figlio, quando stai bene ti vedo bello bianco e ruscio come una mela rosa. Cioè, pensate quale veramente potenzialità ha questo prodotto, no? Che intorno a sé, dentro di sé, svilupperebbe delle ricette, non solo dal punto di vista, voglio dire, no, perché spesso vediamo la frutta solo come componente finale, invece, voglio dire, questo va sviluppato, e ce lo dimostra, non si butta via nulla dalla scorza a quanto è dentro, solo che, ecco, ci abbiamo bisogno un pochino dei piccoli grandi produttori qui presenti, no, di fare sinergia, e perché, come dicevamo con il sindaco, non ci manca niente, no? Qui, e basterebbe mettersi insieme, e con quella volontà e capacità che ci contraddistingue potremmo portare veramente questo territorio, la nostra terra, il laboratorio di cui accennava Adolfo, quegli obiettivi di cui accennava, dove, voglio dire, non c'è assolutamente fini di lucro perché è tutto volontariato, ma noi siamo ancora quelli, come si dice, suol dire, di una volta, crediamo in certe mission, e allora non ci interessa squisitamente il profitto, che le aziende comunque debbono, e no, perché sarebbe destinata a chiudere, però voglio dire, prima la qualità, e siccome la qualità non è seconda a nessuno, lo dicevamo per il tartufo, che purtroppo da altre zone d'Italia vengono ad attingere sul nostro prodotto che è altamente qualitativo, per tagliare prodotti meno validi, meno qualitativamente validi, voglio dire, allora prima utilizziamolo noi, partendo dall'olio per finire la mela rosa. Grazie. Sandro se la cava ai fornelli, ma anche col microfono è bravo, non scherza. Allora, questi prodotti di qualità che vengono manipolati, poi vediamo anche altre manipolazioni che vengono loro prodotti con, cioè di qualità, che vengono manipolati con qualità, devono essere anche venduti, no? Allora, Raimondo Cingiripini, della Bottegola di Castel di Lama. Allora, la tua esperienza, quello che fai, e la tua azienda com'è? Da un invito di Maurizio, ho detto, dai, vai, vado a salutarlo. Ho detto, ma io mi siedo lì, non devo venire qui. No, io ho un'attività a Castel di Lama. Siamo la terza generazione, perché i miei nonni hanno aperto questa attività nel 1946, poi c'erano stati i genitori, e
poi dall'86 ci sono io. È una soddisfazione poter qualche volta presentare un prodotto del territorio, che io non mi rivolgo solo ai prodotti marchigiani o della nostra provincia, no? Spesso faccio una ricerca di selezione di prodotti di qualità in tutta Italia, quindi però poter offrire al turista, all'avventore, perché nel nostro paese dove non c'è veramente niente, ma già abbiamo una cosa preziosissima che è Villa Seghetti, non è Leonardo il titolare, che è una villa storica, che riesce a captare, voi non riuscite a immaginare quanti turisti tedeschi, olandesi, inglesi, così, e spesso vengono nella mia attività per poi portar via un ricordo, quindi poter proporre i nostri prodotti chiude quello che è il sistema di legame al territorio, no? Di fare impresa, ecco perché ero molto contento di che Maurizio abbia nel tempo sviluppato questa capacità di fare un prodotto di alta qualità che è espressione del nostro territorio, quindi la mela rosa in particolare, ma le pesche e così, curando anche molto il packaging, curando anche l'immagine, che è una cosa importante, insomma, no? E quindi avevo molta soddisfazione in questo, e nella veste anche di avere un negozio specializzato in formaggi, spesso c'è questa richiesta di abbinare durante una cena, in base alla tipologia del formaggio, un miele, una confettura, così ero molto cioè consiglio molto un pecorino fresco, generalmente dei fibitini, così con una confettura di mela rosa, per cercare di trovare anche qui una sinergia fra prodotti territoriali. Grazie. Quindi la Bottegola di Castelvilano. Bene, andiamo avanti perché con noi c'è il campione mondiale della pizza napoletana, che non è napoletano ma sta a Ortezzano, è lui, Marcello D'Erasmo. Ciao a tutti, ringrazio la famiglia Buri. Niente, la mia storia è un po' lunga a raccontare, comunque cerco di abbreviare un po' la cosa. Dunque, io sto girando quel mondo e facendo da show cooking con la pizza, perché sapete tutti che con la pizza si può fare di tutto, e proponendo il prodotto dei nostri territori, e girando un po' mi sono fatto un po' un esame, infatti sto studiando un brand per portarmi indietro con i nostri prodotti. Ho trovato difficoltà con gli agricoltori, dove dicendo che praticamente come si può spiegare, di produrre un prodotto e di portarlo fuori all'estero, e tutti quanti hanno paura di fare questi investimenti, di buttarsi in questo progetto. Infatti questa azienda della Colosa, ho visto che veramente sono pronti per fare queste cose, e niente, cerco di andare avanti con questi prodotti, di portarli all'estero e di farli conoscere. E con la pizza si può fare tante cose. Ma che dicono i pizzaioli napoletani? Gli hai tolto lo scettro? Ma in verità 10 giorni fa è stato ancora un bel incontro, dove il Gambero Rosso mi ha dato i 3 spicchi, la migliore pizzeria d'Italia, e mi hanno rosicato un po', però i giovani sono, invece gli anziani hanno rispettato la mia passione, il mio amore per la pizza napoletana. Perché cosa sto facendo? Io ho portato la tradizione, la tecnica della pizza napoletana con i nostri prodotti. Io per esempio ho fatto una scelta di grani antichi marchigiani, le mie farine sono delle farine dei grani nostri, pomodoro Inverme, la mozzarella di bufala è la nostra, abbiamo 950 bufali a Mogliano di Macerata, altre 300 a Pedritoli, quasi tutto, cioè perché? Per promuovere il territorio, e abbiamo dei prodotti ma molto molto validi, perciò
perciò andatelo a trovare. No, ma a parte questo, ma bisogna crederci. No, la conseguenza è facendo queste unioni insieme e in questa sinergia di fare un gruppo, di fare portare all'estero, e che dopo dobbiamo essere anche pronti per la produzione, perché tanti mi chiedono: Marcello, ma riesci a propormi 1000 quintali di pelati? Questo abbiamo, infatti io cerco di fare dopo sempre... sulle nano imprese un attimo ci spendiamo la parola. Perché... ok, grazie comunque. Grazie Marcello Durazzo. Allora, qualche giorno fa, sfogliando il quotidiano, mi imbatto in una foto di Maurizio con una pubblicità di scarpe. Oh, porca miseria, ha cambiato mestiere, forse gli è andata male quest'anno. Invece è stata una cosa estremamente intelligente. E noi abbiamo adesso il dottor Bacirca, che è quel signore là, a cui diamo il microfono. Lui è consulente della Fabi. La Fabi è un rispettabilissimo calzaturificio, un marchio poi, di Monte San Giusto. E in pratica ha fatto un'accoppiata con la Golosa, calzature e Golosa. E mi sembra una cosa interessante che un imprenditore di un settore che non c'entra niente, però in qualche maniera si allei con un produttore di qualità dell'agricoltura. Questa è una cosa che dovrebbe essere, secondo me, sempre più sviluppata. Come gli è venuta questa idea? Buonasera, no, l'idea è che nell'anno dell'Expo dovevamo cercare di fare qualcosa un po' di diverso, e tenuto conto che non so quanti di voi siano andati a vedere Expo. Expo, per come è stato concepito, non dà spazio a queste cose. Da spazio a grandi marchi che in qualche modo, alle multinazionali che soffocano un po' questo tipo di eccellenze. Quest'anno l'azienda compie 50 anni e noi abbiamo scelto di fare tutto completamente marchigiano, dalla scelta della modella al fotografo che ha fatto cascatato le varie campagne e anche ai produttori che abbiamo coinvolto in questo progetto che sta continuando e di cui potete trovare notizie sul sito. Abbiamo creato proprio un blog di cucina, una specie di marchio che si chiama Fabi Cose Buone, in cui siamo partiti con la pasta di Mancini. La pasta di Mancini, così come la marmellata di Maurizio, il miele di Sileoni, sono degli omaggi che noi facciamo ai clienti che vengono a comprare le scarpe. A questo omaggio abbiamo abbinato tutto un racconto, sia il racconto di quello che fanno, il racconto di come si può cucinare con i loro prodotti e poi dei racconti, diciamo, generici sulla regione. Quindi assieme alla regione e sfruttando anche dei contenuti che c'è dato la regione, abbiamo parlato di eccellenze, abbiamo parlato di IGP, stiamo parlando di cuochi stellati, eccetera eccetera. Il responso è stato molto buono. Abbiamo oggi 10 richieste di aziende del territorio che vogliono essere parte di questa cosa ed è un risultato territoriale molto importante. Abbiamo messo la pasta di Mancini, che in questi giorni a Colonia, a presentare la sua nuova linea integrale con spaghetti, penne e fusilli. Abbiamo messo in mano persone di 50 nazioni diverse. Il suo sito è stato visitato da persone, da utenti mai arrivati prima, e il nostro blog dedicato specificatamente ai produttori più o meno ha raccolto dal mese di giugno 150.000 visitatori unici che sono andati a leggersi dalla ricetta fino alla storia di Maurizio. In cambio cosa abbiamo chiesto? Abbiamo chiesto di mettere che ai piedi ci fossero le nostre scarpe, un piccolo servizio fotografico in cui noi abbiamo chiesto ai produttori di calzare le scarpe di Fabi, perché magari possono trovare un cliente, possono trovare un amico, ci può essere qualcuno di voi che oggi, sapendo questa cosa, magari la prossima settimana fa una scelta diversa e dice: andiamo lì, perché questa è un'azienda che sponsorizza le piccole eccellenze. Il nostro sogno qual è? Il nostro sogno è fare un festival del cibo l'anno prossimo in cui i piccoli produttori non spendono ma guadagnano. Questo qua. Grazie. Allora, insieme con Sandro Pazzaglia abbiamo tirato avanti per 5 anni una rivista chiamata Il Gusto della Vita, da soli, cioè senza nessun appoggio delle istituzioni. E una delle battaglie che avevamo affrontato era quella di invitare gli imprenditori, soprattutto calzaturieri, a costruire dei corner all'interno dei loro spazi
dove presentare le produzioni di qualità dei nostri agroalimentaristi, cioè delle produzioni di qualità. E Fabi, che ha fatto una cosa del genere, ovviamente ci rallegra. Noi 10 anni fa vedemmo una cosa del genere dall'Occioni, quella grande azienda che sta nell'Ancone Tano. Ecco, lui aveva uno spazio dove faceva visitare i suoi clienti non soltanto ciò che stava producendo lui, ma anche quello che si produceva nel territorio da parte degli agricoltori. Lui faceva tutta un'altra cosa, un altro settore metalmeccanico, eccetera. E questa mi sembra una cosa estremamente interessante. Quello che ha fatto Fabio è veramente illuminante. Una domanda faccio: ci sono altri imprenditori che stanno facendo una cosa similare alla vostra? Ci sono delle realtà che con Expo hanno costruito, ad esempio, delle vetrine, delle collaborazioni. Bruè ha scelto Campofilone, ha fatto delle cose con Campofilone, poi tantissimi, Della Valle ha fatto un evento con Hogan assieme a Enrico Recanati, lo chef di Andreina, che è andato a cucinare le olive alla Scolana, un negozio durante l'estate. Quindi sta passando questo messaggio di unione? Sì, sta passando, però ecco, questa iniziativa è un'iniziativa che ha voluto in qualche modo fare una cosa completamente trasversale. Quindi anche l'investimento piccolo che abbiamo fatto sui vasetti, qui trovate 3 vasetti diversi, cioè son 3 vasetti uguali con 3 prodotti diversi, perché con Maurizio abbiamo fatto una confettura che ha un'etichetta che viene omaggiata in tutti i negozi. Poi, durante la settimana della moda e durante la serata di Vogue, abbiamo fatto invece 3 confetture con un'etichetta dedicata specificatamente a questo evento. Ed è una cosa che, vi faccio un esempio, noi abbiamo regalato più confetture che portachiavi. Questo vi dà intanto un senso di come la gente oggi abbia voglia e sia attenta. Sono andate via 240 persone dal negozio di Milano con dentro un sacchetto le scarpe, ma 1 chilo di spaghetti. 1 chilo di spaghetti sono tanti, pesano. E girare per i negozi con 1 chilo in più, quando potresti metterti dentro magari un'altra cosa, e comunque era la voglia di avere una pasta che molta gente conosceva già. Un gadget di questo tipo è un gadget molto più maneggevole, molto più interessante, che è un gadget, come dicevate oggi prima, quando avete iniziato, c'è voglia di benessere del cibo. Nel senso, le persone sono molto più attente a quelli che sono i valori che il cibo trasmette. Il 90% di frutti in una marmellata è una cosa che è difficile da raccontare, o allo stesso tempo è facile nel momento in cui sai di avere un certo tipo di prodotto, ma dall'altra parte al supermercato trovi dei colossi che ti danno una marmellata a 1,70 euro, 1,60 euro, 1,50 euro. Che fondamentalmente e principalmente va nelle nostre case. Vi ho portato il primo vasetto di miele con miele mille fiori, ci saranno 2 tipologie di miele, e la cosa che ci tenevo a dire era questa, che noi abbiamo cercato di rappresentare tutte le province della regione. Montelparo è in provincia di Fermo, ma l'abbiamo fatta, tra virgolette, passare come provincia di Ascoli, perché qui ci sono cartelli a distanza di 100 metri, quindi... Però ecco, l'idea nostra è stata quella di coinvolgere tutte le regioni. Abbiamo costruito 3 mobili all'interno dei negozi in cui le persone potessero vedere, e abbiamo replicato le vecchie dispense di una volta, quindi con le cassette in legno pitturate di bianco. Quindi una persona entra, vede il mobile con oggi pasta, marmellata e miele. E infine, ed è una cosa che... ci tengo davvero a dire, in occasione dell'evento per il 50° anniversario dell'azienda a Mosca, ci hanno chiesto il cioccolato. Potevano chiederci 250 pezzi diversi di manifattura, ci hanno chiesto il cioccolato, quindi stiamo facendo dei cioccolatini con dentro, dalla visciola all'anice, a tutte quelle che sono poi le eccellenze delle marche. Quindi porteremo a Mosca i cioccolatini, chiamiamoli marchigiani. Grazie a voi. A questo punto cambio un po' la scaletta, perché quello che diceva la Circa c'entra con il discorso che sta facendo il laboratorio Piceno della dieta mediterranea. Dottor Orlando Siliquini, l'anno scorso lui è intervenuto, quest'anno l'abbiamo richiamato. Lui è il presidente, lui è medico, è stato sindaco di Montefortino,
è presidente del laboratorio Piceno della dieta mediterranea, che è nato un anno e mezzo a Montesorgio, ma poi opera sul territorio. E anche io faccio parte del laboratorio, anche Sandro e anche altri amici. Siamo 12, siamo in espansione, siamo di campi diversi. E io faccio il giornalista, Lando fa il medico, Sandro fa il cuoco, poi abbiamo altri nutrizionisti, insomma, una cosa abbastanza trasversale. Un mese fa stavamo all'Expo, al teatro di Slow Food, a presentare la dieta mediterranea, perché noi siamo due volte benedetti. Questo territorio è due volte benedetto. Il primo, il Padre Eterno, che ha benedetto il creato, quindi ha fatto il creato, quindi siamo benedetti per questo. La seconda volta è perché noi ci abbiamo avuto fino a qualche tempo fa uno stile di vita che ci ha permesso una longevità attiva e quindi un benessere rispetto ad altre popolazioni molto molto più sviluppato. Il perché ve lo racconteranno. Buonasera, sarò molto breve. Perché è nato il laboratorio? Il laboratorio Piceno della dieta mediterranea è nato per colmare una lacuna, per curare un'amnesia politica clamorosa. La dieta mediterranea come stile alimentare di vita è stata dichiarata dall'UNESCO bene culturale immateriale dell'umanità nel 2010. A seguito di un grande, lunghissimo studio globale che ha coinvolto tre continenti, che fu il Seven Country Study, cioè lo studio delle sette nazioni, durato praticamente 50 anni, dove a rappresentare la dieta mediterranea per 50 anni, studiate consecutivamente, ogni 5 anni ovviamente, è stato un nostro comune, la popolazione del nostro comune, cioè di Montegiorgio, cioè le vallate del Fermano. Voi avrete sentito su Porta a Porta, su tutte le varie mass media, così, che la dieta mediterranea è nata nel Cilento, oppure è stata validata nella Calabria, eccetera. Non è vero, è stata validata scientificamente nei nostri territori. E i nostri territori non solo quindi hanno il primato della validazione scientifica, ma hanno anche il primato della nascita, della trasmissione, della permanenza e delle condizioni per poter continuare a portare avanti e a diffondere nel mondo lo stile della dieta mediterranea. Se voi non ci credete, andate su sevencountrystudy.com, per esempio, dove è tutto in inglese, quindi non ci sta la mano dei marchigiani o la mano mia, vi spiegherà come gli ideatori, gli inventori, gli scopritori della dieta mediterranea sono stati principalmente Ansel Keys e Flaminio Fidanza. Flaminio Fidanza, chi è Flaminio Fidanza? Flaminio Fidanza era un medico originario di Magliano di Tenna. Questi sono stati a capo di un gruppo di scienziati che appunto avviarono negli anni 50 lo studio, che ha poi portato alla decisione dell'UNESCO. Perché, allora dicevo, è stata una grave amnesia non averla riportata, non averne approfittato di questo veicolo di questa immagine pubblicitaria eccezionale, che porta anche il filo conduttore che Expo 2015, eccetera, da parte della Regione Marche. Perché questi angeli matti, come li hai definiti, angeli matti, avrebbero avuto e potrebbero avere un sostegno, no? Di ben altro livello, se a livello politico ci si ricordasse questo. E io adesso voglio essere molto provocatorio. Voi ci avete presente l'evento tipicità di Fermo? Un evento che sta prendendo piede, per carità, che ha una sua importanza. Bene, l'evento tipicità di Fermo tutt'oggi e probabilmente anche nella prossima edizione non ha mai dedicato, non dico uno stand, non dico una parola, non dico una targa, non ha mai dedicato veramente una mezza parola al discorso della dieta mediterranea e del vanto e del veicolo pubblicitario che potremmo avere noi marchigiani ricorrendo e ricordando questo fatto, perché non è un fatto così avvenuto per caso. Montegiorgio è stata la località dove sono stati per 726 persone seguite per 50 anni, poi naturalmente purtroppo sono diminuite nel tempo il numero di persone, e è diventato il luogo
che rispetto alle regioni del nord, della Finlandia, dell'Olanda, rispetto agli Stati Uniti, eccetera, ha fatto vedere che uno stile di vita mediterraneo, l'alimentazione ma anche appunto di vita, dava una percentuale di sopravvivenza del 30 al 50% maggiore rispetto a queste altre località. Non è un caso, chiaramente. Ma che cosa significa dieta mediterranea? E qui termino, perché sarò breve con me. Dieta mediterranea significa essenzialmente genuinità, significa rispetto della terra, significa stagionalità dei cibi, filiera corta, quindi significa sì anche una prevalenza vegetariana, prevalenza, perché effettivamente non la dieta mediterranea, l'alimentazione mediterranea non esclude niente, non esclude la carne, non esclude la carne, i latticini o le uova come fanno i vegani, eccetera. La dieta mediterranea è una dieta equilibrata dove la moderazione è alla base di tutto. Ma naturalmente alla base anche della moderazione è il rapporto con la terra, e possiamo dire che la sostenibilità economica e ambientale della dieta mediterranea è alla base di quello che dovrà essere il rapporto della nostra gente, ma anche del mondo intero, con il pianeta, se si vuole veramente proseguire, non si vorrà emigrare in altri pianeti. Scusate le divagazioni, io chiudo qui perché... rispetto anche i tempi che hanno rispettato gli altri. Buonasera. Cioè, voi pensate un attimo se la golosa, insomma, accanto il marchio Dieta Mediterranea, no? Un brand che a livello internazionale ormai è passato, tutti parlano della dieta mediterranea. Noi avremo l'esclusiva, le Marche, il Fermano hanno l'esclusiva, questa territorialità. Cioè, qui non ce lo siamo detti da solo, o si è impazzito l'anno Siriquini o il dottor Paolo Foglini. Qui l'hanno testimoniato e l'hanno validato scientificamente un'equipe medica intorno all'Università del Minnesota. Ci sono gli atti. Quindi la grande menzogna che porta danno ai piccoli produttori, mica a me che faccio il giornalista, a lui che fa il medico, ai piccoli produttori. Pensate un attimo, la golosa dieta mediterranea, Zafferano dieta mediterranea, pensate Fabi dieta mediterranea, pensate un attimo, che grande cosa. Bene, noi stiamo facendo i missionari, andando dall'Expo di Milano all'Aeronautica di Roma, al Ministero delle Finanze, a raccontar questo, cioè praticamente a smentire una menzogna. Bene, andiamo avanti, perché detto questo, Settimio Virgili, già dell'Assam, io vorrei che intervenisse sulla questione della burocrazia. Non si può. Scusate, non è il mio settore. Però loro hanno dei problemi. Qualcuno dice che i piccoli produttori hanno effettivamente delle difficoltà. La Regione Marche, secondo lei, può fare qualcosa, ecco, in questa maniera? Lasciatemi dire, dunque, questa è chiaramente una giornata, grazie Maurizio, sei un amico. Io sono ripetente perché già l'anno scorso ero qui, da 2 anni sono fermo ai box, sono in pensione, ma mi sono occupato della parte prima, mela rosa appunto, promozione di questa tipicità. Innanzitutto è una storia che viene da molto lontano, vi dirò adesso brevemente il nome. Molti autori la riconducono al fiore rosaceo, alla famiglia delle rosacee, altri al colore rosa della buccia, che poi non è esattamente rosa, però ci sono delle mele. Comunque è una storia che viene da lontano, ripeto, questa è una manifestazione che si rivolge alla promozione, alla conoscenza dell'azienda, del suo prototipico mela rosa, ma da dove viene sta mela rosa? Mi rivolgo al parroco che dice, ma di che si tratta? È una mela che è stata già descritta, citata nel 1792 da Dier, poi Molomme nel 1901, poi Tamarro nel 1935. Questi erano pomologi del tempo, non esattamente pomologi, qualcuno era medico, qualcuno agronomo, ma agronomo del tempo, quindi con le conoscenze di allora, quindi descrivevano le frutta, le uva che vedevano e cercavano di fare una classificazione, non con metodi moderni. Però nell'epoca moderna già il professor Rosati e Sansavini, partendo dai dipinti del pittore mediceo Bartolomeo Bimbi,
fecero una storia antica di tante mele, di tanti frutti, tra cui c'era un dipinto dove c'era sta mela schiacciata, un po' asimmetrica, la mela rosa marchigiana. Io ho lavorato per la regione, quindi per l'Assam, ci siamo occupati di un progetto finalizzato a recupero, conservazione e caratterizzazione della mela rosa. Che significa? Recupero negli anni 80, sta mela che stava negli anni sembrati sparsi, i vecchi poteri, soprattutto della collina montana, stavano scomparendo in effetti con l'abbandono dei terreni, l'abbandono della mezzadria, questi terreni era un prodotto che era autonomo familiare, quindi stava scomparendo, quindi se ne è fatto il recupero e la conservazione. Poi è stato istituito in regione il repertorio regionale delle specie antiche, che risponde a due requisiti, prodotto autoctono, o come preferisco dire io, di antica coltivazione, perché spesso non è solo qui, ma doveva essere almeno di 50 anni presente sul territorio e in via di estinzione. Oggi la mela rosa non è più in via di estinzione perché sono stati fatti degli impianti intensivi. Il lavoro che abbiamo fatto è quindi questo qui, io mi sono soprattutto occupato della caratterizzazione, perché già il Tavaro nel 1935 cominciò a dire guarda che tutte queste mele che hanno più o meno la stessa forma in effetti sono anche varietà diverse, con il fatto che all'interno della varietà ci sono più tipi diversi che si comportano in maniera diversa. Quindi abbiamo fatto la caratterizzazione, cioè la descrizione, la carta d'identità di questo frutto. E poi abbiamo fatto anche una valorizzazione agronomica, perché non è più pensabile di coltivare oggi quel frutto come si faceva una volta nelle famiglie contadine una volta, ma ad uso esclusivamente familiare. Non si può più gestire un albero che entra in produzione dopo 10 anni, in stato sotto piede, cioè sul franco, entra in produzione tardivamente, è vero che dura 100 anni, è vero, come mi dicono molti, lo penso anch'io, che quei frutti lì erano più profumati, più servevoli, migliori sotto il punto di vista organolettico rispetto a quelli di adesso, però la cosa non è mai stata dimostrata, perché per dire una cosa di queste bisogna dimostrarlo scientificamente. Scientificamente significa che è vero oggi, è vero domani, ma è vero qui, è vero anche di là. Quello che abbiamo sviluppato è anche lo studio moderno di tecniche di coltivazione, cioè adottando dei portinnesti deboli, consentono di fare un frutteto specializzato, intensivo, quindi con le moderne tecniche. Poi c'è le tecniche di coltivazione, sono molteplici, tra cui anche la tecnica del biologico. La mela rosa si presta moltissimo perché è resistente, io preferisco dire tollerante perché una resistenza assoluta non esiste da nessuna parte, però per esempio è più resistente alla tracciatura, una malattia fungina che ne deturpa aspetti estetici ma anche pomologici. Quindi questo è quanto, certo questo non è possibile. Mi dicevano i produttori oggi hanno. Allora, Maurizio fa da sé e fa per te, è un esperto frutticoltore e quindi all'interno di questa sua attività che riguarda tante specie, quindi le pesche, ci sono anche le mele, anche altre varietà di mele, c'è cioè la tipicità e va benissimo. Ci sono altri esempi, stanno crescendo qui nelle comunità montane, sia nei Monti Sibillini, Monti Azzurri, alcune realtà stanno facendo gli impianti. Che cosa avevamo riscontrato all'epoca? Che non c'era un'adeguata professionalità dei produttori. Dopo, se non si arriva sul mercato con un prodotto di qualità, addio, facciamo solo poesia. Siccome, sì, possiamo fare tutti i discorsi che vogliamo, però questa gente ci deve vivere. E io questo lo dirò sempre. Vedo Lina Verde, io critico un po', mi sembra, oltre che alcune cose non appropriate, mi pare che si parli molto di poesia. Sta gente, io penso sempre, sta gente ci deve vivere. Allora bisogna produrre in modo razionale, ricavare del reddito, altrimenti si fa poesia e si finisce subito dopo. Ecco quindi che tutta la tecnica va ben studiata, ben adottata. Molti produttori purtroppo pensano di fare l'albero di una volta, e no, che fa da sé, no, non ci si arriva al mercato, no? Venne un etologo, mi pare, che lassù verso Sannano voleva fare un impianto di mela rosa. E
ma chi lo fa? Chi te lo coltiva? Dice, tu fai tutta una... c'è lì, ma che cosa fa? Dice, finora ha coltivato patate. Dice, dopo io vado a Roma con le mele, te le tirano dietro le mele. Quindi voglio precisare appunto che bisogna fare comunque, se ci si rivolge al mercato, se poi uno si fa l'albero per casa, può fare quel che vuole. Io la faccio corta, se ci sono poi, io mi sono occupato dell'aspetto tecnico, quello che riguarda prima della produzione, i materiali iniziali, cioè le piante, e le piante da dove vengono, dagli innesti, gli innesti da dove vengono, la caratterizzazione all'interno di questa vasta popolazione di mele rosa che non stavano solo qui, ma tutto l'arco preappenninico centrale, sia da questa che dall'altra parte, con molteplici biotipi, quella più rossa, sfaccettata di arancio, è la mela gentile o la mela rosa romana, è di quella tipologia di mele, riconducibile alle mele rosa, ma non è esattamente la stessa varietà. E poi ce ne sono altre, che poi magari uno fa l'insuccesso perché magari la polpa sfarina e quindi matura subito, non conserva e rimane deluso. Quindi il lavoro che è stato fatto da parte della regione, io non sono un professionista, quindi svolto questo lavoro all'interno della regione, è stata la caratterizzazione, che significa, in altre parole, per farvi capire, fare la carta d'identità. L'ho fatto soprattutto perché io sono un appenografo, cioè descrittore della vite. Per iscrivere varietà al ministero bisogna caratterizzarle, descriverle, appenografia. Oggi ci sta anche la possibilità di farne il DNA. E questa dà un'ampia possibilità di discriminare fra tante varietà. Però se si va alla iscrizione bisogna farne la carta d'identità, perché il DNA è come, avete visto mai sui prodotti del mercato, c'è la banda, no? Quello non dice niente. Fanno una carta d'identità, la caratterizzazione significa che morte, vita, morte e miracoli di questo frutto, quindi a mela rosa, da dove viene, che caratteristiche ha, sia che comportamento ha in coltivazione, come si può coltivare, ma anche in tutti gli aspetti pomologici sui quali non mi attendo perché il professor Seghetti sicuramente da qui in poi è un maestro. Scusate. Grazie. Grazie. Professor Leonardo Seghetti, le conclusioni. La provocazione è stata enorme. Le conclusioni sono tante. Triplo ringraziamento a Maurizio. È stato mio studente. E quindi questa è la cosa più importante. Con la speranza di avergli dato qualcosa. Sono stato ospite in famiglia, abbiamo parlato di un qualcosa e alla telefonata che mi ha fatto per far venire qua mi ha detto l'ho realizzata. E questa è la più grande soddisfazione che un insegnante può avere da un suo studente. Perdonatemi, mentre ero seduto e parlava il rappresentante della Fabio, ho fatto un soppalco, mi sono un po' mosso, forse chi stava qui con me ha capito che la panca stava per cadere. Beh, purtroppo sono il presidente del consorzio di tutela dell'oliva ascolana del Piceno DOP e quando anche chef stellati, tristellati, bistellati parlano di oliva ascolana, io vado in tilt, perché questa gente può rivisitare tutte le ricette che vuole, si devono rivisitare. Sarei un retrogrado, ma l'originalità è una sola cosa e quando si parla di oliva ascolana, l'oliva ascolana è fatta da un primo ingrediente che è l'oliva ascolana, tenera, quello è il primo ingrediente. Perché stiamo parlando di queste eccellenze e poi arrivo anche a queste altre cose? Beh, io certifico in un anno, grazie anche all'Assam che ha il controllo su queste cose, voi pensate soltanto nel territorio Fermo, Ascoli e Teramo, Fermo ha rinunciato a fare le ascolane perché non si sente piceno e quindi giustamente non le vuole. Che se ne dica, c'è solo un produttore di Porto Sant'Elpidio, è brutto dire queste cose. Teramo addirittura mi contestano che il loro ripieno si prevede la carne cruda, io dico beh le polpette ve le mangiate voi e tenetele. Vedete quanto è complicata, ma quante olive ascolane alla ascolana si producono? State seduti perché svenite, 90.000 quintali. E allora questo termine ascolana penso che è un po' inflazionato
e il ministero competente risponde in un modo estremamente semplice. Il termine ascolana come pizza napoletana è una consuetudine, lo possono fare chiunque. Ma se noi andiamo a proporre un prodotto del territorio, che è l'oliva ascolana, il primo ingrediente deve essere l'oliva ascolana. Ma gli ingredienti che stanno dentro, che sono la carne di vitello, il nostro fratello porco, che è quello più stretto a noi, deve essere allevato nel territorio. E non deve essere una carne che ha fatto 16.800 km per riempire quelle polpette che non sappiamo che cosa sono. E allora un conto semplice, io parlo, non mi interessano i soldi perché ho raggiunto la dimensione dell'orizzontalità, e vi faccio subito un esempio. Se noi produciamo soltanto 10.000 quintali di oliva ascolana del Piceno DOP, 250 ettari, non di più, si genereranno circa 20.000 quintali di olive ripiene, un prezzo medio di 20 euro al chilo, significa un giro di volume d'affari di 40 milioni di euro. Ditemi voi quale attività è capace di fare queste cose, soprattutto di coinvolgere cinque figure: il mondo agricolo a pieno, olivicoltore, deamarizzatore, allevatore, farcitore e condizionatore. È una filiera incredibile che il mondo ci sta portando via. Perché? Perché la fanno ormai a tutte le parti del mondo. E come si fa a tutelare un prodotto quando in un noto supermercato, non posso dire il nome perché già ho 3 denunce, ma lo dico, non me ne frega niente, Eurospit, e la quarta, 5,60 euro al chilo. Voi mi dovete dire come si fa a comprare le olive ascolane del Piceno a 5,60 euro quando, perdonatemi, tutti lavoriamo. Io faccio il professore e prendo 60 euro al giorno. 60 euro al giorno il mio stipendio, 37 anni di insegnamento. Beh, ho un reddito che posso vivere, ho comprato anche la macchina nuova, caspita, ma quell'olivicoltore che va a raccogliere le olive ascolane si chiamano tenere perché si ammaccano, in un giorno non raccolgono più di 60-70 kg, gli dobbiamo dare il reddito. Quell'allevatore che alleva la nostra razza bianca per eccellenza, ma non credo che va a fare la crociera con MSC, non credo che quelle vacche a Natale, Pasqua e Capodanno vanno in ferie. Non credo che d'estate le vacche se le vada al mare, quelle vacche devono mangiare tutti i giorni, devono essere pulite tutti i giorni. Gli vogliamo dare giusto ristoro a questa gente? E allora come si fa a fare il grande sviluppo di un territorio? Tutto quanto quello che è la storia dei territori abbinata alle bellezze che ha il territorio. Il sindaco, mi sono permesso di prendermi subito un libretto perché non conoscevo un tempo come il paese, lo andrò a visitare. Ma noi abbiamo delle cose eccellenti. Gli arabi diciamo che hanno il petrolio, noi abbiamo più del petrolio, abbiamo le fonti rinnovabili e le fonti che non moriranno mai. L'altra sera col mio amico professor Tommaso Lucchetti mi ha fatto un regalo incredibile, una slide con un'anfora ritrovata a Francoforte quando i romani conquistarono il mondo, in cui in quest'anfora c'è scritto olive piceno. Ma sapete che vuol dire? Vuol dire che 2000 anni fa partivano da questi territori e andavano in tutto il mondo di allora, e noi queste cose le abbiamo completamente dimenticate. E allora noi possiamo abbinare le scarpe, possiamo abbinare gli abiti, possiamo abbinare tutto, ma bisogna fare filiera. E soprattutto, mi perdoni, non per abbattere i campanili, ma abbattere i campanili di testa, perché più campanili di testa noi abbiamo e meno noi andremo avanti. Perché? Perché è ora di finirla, perché arrivare qui e vedere, come giustamente diceva Ascoli Fermo, io vorrei prendere tutti quei signori, vorrei vedere i 10 milioni di euro, e non faccio politica, del palazzo della prefettura ristabilito e fatto, e adesso ci vengono a dire la togliamo. C'è qualcosa di incredibile, è qualcosa di serio. E questi ragazzi che lavorano su questo mondo agricolo, perché io insegno in una scuola di agricoltura, beh, se non gli diamo il coraggio di poter continuare, di poter fare e di non fare solo chiacchiere, siamo alla frutta. Finisco i controlli sulla burocrazia. Beh, le dico l'ultima, dottor Adolfo. Un associato del consorzio di tutela dell'oliva ascolana del Piceno, la settimana scorsa ha ricevuto la visita ispettiva della capitaneria di porto. Grazie.
come dire, navigare nell'olio. Grazie dottor Seghetti, sapevamo che ci avrebbe incantati. Bene, siamo in conclusione. Io non so se Maurizio Curi vuole svelare un progetto. Lo vuoi svelare? No, vabbè, vabbè. C'è un progetto turistico interessantissimo, ne parleremo in un altro momento. Bene, io ringrazio tutti i relatori. Come? Se non siete congelati facciamo il dibattito. Sembrato che volessi evitare di rispondere alla domanda diretta alla difficoltà dei produttori, ho cercato di rispondere, però non è neanche il mio campo. Dopo il lavoro che è stato fatto, la visione ha fatto per fare, sviluppare questo primo segmento che il privato non può fare, no? Quello di valorizzare i materiali, io mi risulta che l'assessore ci abbia messo un po' di soldi nell'ambito del PSR per sviluppare questi prodotti, per farmi capire, di nicchia, ma che non sono di nicchia perché sono delle eccellenze. Però, come ha detto qualcuno tempo fa in un altro convegno, è ora che i produttori si mettano in gioco. Ci vuole un po' di spirito di iniziativa, di rischio. Ha fatto un amico Maurizio e anche il mio parente, lì non faccio pubblicità. Ce ne sono di queste realtà anche in altri, anche in altre zone. Però se uno pretende di fare, non so, il meccanico e fare un pezzettino di mele, no, non quadra. Quindi le difficoltà, dopo la progressia ci sarà pure. Però bisogna fare le cose insieme. Facciamo tutti un passo avanti. Insomma, quindi voglio dire, le basi ci sono. Qui ci sono delle splendide realtà che possono fare da riferimento. In un'altra zona che io ho seguito per questioni di attività sperimentale, una persona che prima non faceva assolutamente frutticoltura, assolutamente digiuno, è partito questo campo, l'abbiamo aiutato, ma poi ha sviluppato un mercato locale, vende tutto in azienda, chilometro zero. Perfetto, grazie. Bene, allora siete liberi, adesso potete girare. Non ho capito, Maurizio ha piantato 2 ettari di oliva scolare. 2 ettari di oliva scolana a Montefiore, se non erro. Bene, grazie di essere stati con noi, grazie a tutti i relatori, grazie a Maurizio. Grazie.